Circa 100 uomini controllo su una delle giurisdizioni più vaste territorialmente della regione, 11 stazioni, 20 comuni, alcuni di cerniera con la Puglia. La compagnia Carabinieri di Ariano Irpino, dopo numerose vicissitudini, ha la sede più consona alla sua importante funzione. Aspetto sottolineato da tutte le autorità presenti per la cerimonia di inaugurazione e di intitolazione, accompagnata dalla fanfara del 10° Reggimento Campania, alla memoria del maresciallo maggiore medaglia d'oro al valor civile Francesco Paolo Vicari, ucciso nel 1975 a Grottolella mentre tentava di fermare un folle che sparava per strada, seminando panico tra la popolazione. Presenti tra gli altri le figlie dell'eroe Giuseppa ed Antonella ed il generale interregionale Tomasone. Passare da uno stabile provvisorio e avere la possibilità di accogliere i cittadini, perché non è soltanto per i carabinieri questo nuovo stabile, ma poterli accogliere nel modo più giusto, ovviamente per noi è una grande gioia. È una giornata memorabile. Cosa ha provato quando ha scoperto quella lapide? Mi sono commossa, cioè, sinceramente leggere la motivazione, poi pensare a lui in questo momento è nel mio cuore, nel nostro cuore, mi sono commossa, cioè, sì, tanta commozione e orgoglio per mio padre, per me è un eroe. È importante anche per il messaggio che si dà alla comunità. Noi non dovremmo piangere eroi. Ricordo sempre che Brecht diceva che è sventurato un paese che ha bisogno di eroi. Per non avere eroi dobbiamo avere una sempre maggiore partecipazione e consapevolezza della società civile. È importante stamattina inaugurare questa nuova sede della caserma dei Carabinieri. C'è stato un momento di crisi fra il 2013 e il 2014, un trasferimento in locali che erano assolutamente provvisori, poi finalmente la prefettura di Avellino ha messo in moto tutte le procedure per arrivare all'obiettivo di avere una nuova sede. Mi sembra che sia una sede assolutamente adeguata. Noi siamo felici che la caserma sia ad Ariano, che la compagnia sia ad Ariano e che rafforziamo la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Ma sostanzialmente abbiamo trovato una soluzione, grazie, io ringrazio l'amministrazione comunale per averci trovato una sede, diciamo, provvisoria, per 4 anni siamo stati ripiegati in questa sede che è stata messa a disposizione in comodato d'uso gratuito dal sindaco e dall'amministrazione comunale. Finalmente ce l'abbiamo fatto, ovviamente sono grato in particolare al proprietario dell'immobile che in poco tempo è riuscito ovviamente ad adeguarla a quelli che sono i canoni previsti per una caserma dei Carabinieri, è una caserma più accogliente. Sicuramente il cittadino sarà ricevuto nel modo più decoroso possibile e quindi più funzionale, e questo consente ovviamente di rimanere quasi al centro della città e quindi sviluppare i nostri servizi su tutto il territorio della compagnia. Ariano Irpino non poteva rimanere senza caserma. No, assolutamente, è un presidio che andava sostanzialmente riconfermato e magari anche rinforzato.